Gualdo Tadino è una delle città più affascinanti dell'Umbria, che può vantare uno straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. Il Medioevo ha lasciato qui opere di impareggiabile bellezza, ma la realtà di Gualdo Tadino è antica di millenni e legata al mondo umbro-italico delle origini. Ci troviamo a Taino. Oggi si chiama Taino, è l'antica Tadinum romana, anzi meglio l'antica Tadinum umbra, che nell'epoca romana deve essere emigrata, diciamo così, in questa pianura, perché prima stava nella collina di Colle Mori, dove c'è la Tadino, diciamo la Tainum meglio, degli Umbri. Naturalmente, siccome noi qui stiamo scavando le terme, che sono l'ultima cosa che c'è stata in questo abitato, adesso stiamo scendendo in basso perché noi ci auguriamo di trovare i resti della Tadinum contemporanea alla Flaminia, la Tadinum di III secolo avanti Cristo, e cioè l'abitato che ha ospitato la comunità dei Tadinati quando questi da Colle Mori sono scesi al piano appunto intorno a questa nuova arteria importante militare che era la via Flaminia. Fu proprio nella piana di Gualdo Tadino che nel 552 d.C. si svolse la memorabile battaglia di Tagina tra l'esercito del re dei Goti Totila e le truppe dell'impero romano d'Oriente sotto il comando di Narsete. Uno scontro epico che segnò il riscatto umbro dalla dominazione gotica. Su uno sperone roccioso, in posizione strategica, si erge imponente una delle fortezze più belle dell'Umbria, la Rocca Flea. Il possente complesso fortificato, ricostruito dall'imperatore Federico II di Svevia, rappresenta l'espressione più significativa dell'importanza raggiunta dalla città di Gualdo in epoca medievale. Il nucleo originario della rocca è costituito da una antichissima chiesa, restata inglobata nel basamento. Secondo alcuni si tratterebbe della chiesa di Sant'Angelo de Flea, ricca di preziosi affreschi trecenteschi. Preziose parti affrescate, come la enigmatica figura a tre teste, lasciano intendere un collegamento tra la rocca e i misteriosi cavalieri templari. Oggi la Rocca Flea è sede di un importante polo culturale che offre al visitatore vari percorsi pregni di testimonianze artistiche ed archeologiche. L'Antiquarium documenta, con i suoi reperti, la millenaria storia del territorio gualdese. La ricca pinacoteca ospita rare opere della cultura pittorica locale dal 300 al 500. Di splendida cromia è il Polittico del Folignate Niccolò Alunno, che sorprende per la preziosità delle forme e dei colori. Di grande interesse il gruppo di opere della seconda metà del 400 del sorprendente pittore cittadino Matteo da Gualdo, come il Trittico di Santa Margherita e l'Albero di Yes, che documenta la discendenza della stirpe di David fino a Maria, figlia di Anna e Gioacchino. Le sale dedicate alla storia della ceramica gualdese documentano la più antica produzione fin dal 1300. Maioliche a lustro, oro e rubino dell'Ottocento e del Novecento costituiscono la parte centrale della raccolta, con opere di artisti unici al mondo come Ruboli, Discepoli e Santarelli. Il Museo regionale dell'Emigrazione Pietro Conti ha sede nell'antico palazzo del Podestà di Gualdo Tadino per il rilevante ruolo che la città ha avuto nella storia dell'emigrazione umbra. Una raccolta di voci, suoni, immagini, documenti ed oggetti di grande suggestione e di forte impatto emotivo. Il museo è il luogo simbolo della cultura umbra, cineteca, centro audiovisivo, ma anche laboratorio didattico e centro di ricerca sui vari aspetti che gli italiani e gli umbri hanno saputo dare al mondo in termini di lavoro, cultura, mestieri e capacità creative. Storia, arte e cultura hanno fatto di Gualdo Tadino la città umbra simbolo delle grandi energie.